Trovare il tempo per fare progressi. Se per te è importante avere una buona padronanza dell'inglese, potresti restare piacevolmente sorpreso dalla semplicità di questa strategia e potresti iniziare a fare salti di gioia per il fatto di poter imparare facilmente l'inglese, semplicemente concentrandoti sul tuo strumento, la tua bocca. Smetti di concentrarti sulla grammatica e concentrati sul far entrare in azione la tua bocca e le tue orecchie. Immagina di poter moltiplicare per 10 il tempo impiegato a esercitarti in inglese. Questo significa che invece di dedicare all'inglese 2 ore a settimana, riusciresti a dedicargli fino a 20 ore tutte le settimane. Quanto tempo credi ci vorrebbe prima di riuscire a cominciare davvero a parlare inglese in modo corretto e sciolto? Forse starai pensando: sono talmente impegnato che non potrei dedicare più di un paio di ore a settimana per le lezioni. Nessun problema. Non ti sto dicendo di dedicare 20 ore alla settimana per le lezioni con il tuo insegnante, ma sto dicendo di concentrarti mentalmente sul tuo obiettivo linguistico per almeno 20 minuti tutti i giorni. E non solo è più comodo, ma è anche più efficace trovare solo 5 minuti da dedicare al tuo inglese 4-5 volte durante la giornata. Puoi trovare 5 minuti, no? Scommetto che ci riesci, se vuoi. D'accordo, forse la tua giornata è davvero frenetica. Forse sei così impegnato che trovi a fatica 5 minuti per un caffè, 4 volte al giorno. Ma assurdo!